Parliamo a ruota libera su un argomento scottante. Dai, stamane mi sono messa a discutere col mio cervello su quale video far uscire. E niente, ha vinto la mia personalità cagacazzo, che è tra le altre quella che di solito vince la maggior parte delle volte. Quindi, intro e poi parliamo un po' di questa versione console. Bene, eccoci, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella, non scordatevelo e bentornati su Gaming Galaxy. Oggi nella versione con il pungolo in mano, e quindi di che parliamo? Della versione console. Ora, io sono un giocatore PC, lo sono dall'era dei tempi, ho iniziato col 486 e sono giunto fino ai giorni nostri sempre e solo con il PC. Giuro, non ho mai avuto una console in vita mia e non penso, a meno di figli improvvisi, di averla mai, e comunque gli comprerei la Nintendo, quindi. Ma non siamo qua per parlare di me, era un preambolo per farvi capire da cosa deriva tutto il mio discorso. Ora, dicevo, sono un giocatore PC. CDPR ci ha cagato il cazzo con ben due versioni dei requisiti minimi. La prima versione, uscita a luglio se non ricordo male, dava delle specifiche molto basse rivelatesi false, in quanto la seconda versione dei requisiti minimi era decisamente più pompata. Per chi non è avvezzo a queste cose, la tabella con i requisiti minimi sono quei dati rilasciati dai publisher che fanno capire se la tua macchina riesce a far girare in maniera decente il suo gioco. Decente, non al top. Ora, i requisiti minimi sono questi. Avete capito dove voglio arrivare, no? Ve lo spiego. Se i requisiti minimi per far girare sul PC sono abbastanza alti, e ve lo assicuro, sono abbastanza alti i minimi, i raccomandati non ne parliamo nemmeno, voi con le console di 7 anni fa, come pensavate minimamente che il gioco potesse essere? Considerando i catorci che vi ritrovate in mano? Perché dai, siamo obiettivi, ma come vi è potuto anche lontanamente balenare l'idea che il gioco girasse decentemente con una grafica apprezzabile con delle macchine di 7 anni fa, uscite obsolete tra le altre a quel tempo con un titolo del genere. Ora non voglio fare il PC Master Race, non lo sono e lungi da me da dirvi cosa potete o non potete fare, ma cazzo ragazzi, ragionate con il vostro cervello 2 minuti. Cyberpunk è un gioco praticamente creato in un mondo distopico fatto di luci e ombre, in una città creata verticalmente, dove pubblicità, fumo, persone, oggetti in movimento sono in ogni angolo su cui il nostro sguardo si può posare, quindi ha un carico assurdo per quanto riguarda gli effetti grafici. Si è discusso mesi e mesi prima dell'uscita di quanto facesse fatica a girare in 4K a 60 fps su una 3090, che per i meno esperti è la scheda video più potente in circolazione, e perfino più potente delle console di attuale generazione che sono appena uscite. E ora voi che fate? Gli indignati perché su PS4, su PS4 Pro o su Xbox sto gioco fa cagare? Ah, mi state prendendo per il culo? Capisco perfettamente che vi è stato detto che il gioco sarebbe uscito per le vecchie generazioni e quindi, fomentati dall'hype che circondava questo titolo, vi siete lanciati a comprarlo. Ha funzionato bene il marketing di CD Projekt, vero? È stato rimandato l'ultima volta proprio adducendo al problema che il gioco dovesse essere ancora sistemato per le console di vecchia generazione. Nessuno ci ha creduto, io in primis, mea culpa, ma è vero a quanto pare. Ora, con tutti questi dati, quindi con i requisiti minimi assurdi per PC, con il rimando di CD Projekt che diceva che il gioco doveva essere sistemato per le vecchie generazioni di console, con tutti i segnali che Cyberpunk sarebbe stato un colosso e che quindi avrebbe richiesto macchine molto performanti per girare, sia PC che console, voi ora state intasando l'internet con le vostre lamentele screenshot perché su PS4 il gioco non gira come dovrebbe? E soprattutto perché Minecraft ha una grafica migliore? Ma va? Cioè, ci siete arrivati ora? Io ancora oggi mi stupisco dell'ingenuità umana. Perché sì, ragazzi, se siete tra questi detrattori, siete parecchi ingenui. E vi ringrazio per questo, perché sul serio riuscite a farmi stupire nel 2020. Ma potete finirla qua? Avete abbastanza rotto i coglioni con questa storia. È uscita da 2 giorni il gioco e ci avete già stressato la vita. Se il gioco non vi piace, perché non gira sulle vostre console, perché non vi garba graficamente, ma lo posso ben benissimo capire. Lasciate un feedback negativo, richiedete il rimborso e finitela lì.
Lasciate chi può godersi questo titolo in pace e tornate, e spero che torniate, ve lo auguro con tutto il cuore, quando i vostri mezzi videoludici saranno in grado di reggere questi titoli e soprattutto i titoli di questa portata, perché Cyberpunk è il primo della sua era. Oh, lo sfogo è fatto. Giuro, torno nei ranghi per il prossimo video, ma dovevo sfogarmi e non c'è modo migliore che fare un video su YouTube e soprattutto sul proprio canale. È terapeutico, lo so che prenderò insulti, quindi scriveteli qui sotto in commento gli insulti. Giuro, questa volta li accetto, me li merito, però ragazzi, cioè non potete andare avanti a rompere il cazzo così tanto. Noi ci rivediamo al prossimo video e GG a tutti quanti.